Eccoci qua, contenti tutti? Quelli del PD sono contenti? Insomma dai, alla fine pare proprio che gli onesti, intagerrimi, quelli che dovevano cambiare il mondo con la propria coerenza, con la propria onestà, si siano accrocchiati con mai col PD! Forte, PD che non ha perso occasione per dimostrare l'appartenenza e di essere così un fiero partito della prima repubblica, pronto al compromesso, alla logica del compromesso, che vince, vincono tutti ancora una volta, perché agli uni gli fa tenere stretta una poltrona che se no, dopo le cazzate che hanno fatto, li avrebbe catapultati di nuovo nella povertà. Ah già, ma aspettate, l'avevano abolita la povertà, quindi vabbè, non si... allora saranno ancora mossi da spinta nazionale, d'orgoglio nazionale anche loro, per il bene del paese, mentre gli altri invece soddisfano, gli altri soddisfano una loro sete di rivincita immediata, personale, come se si trattasse di una partita a calcio. Ve l'abbiamo messa, adesso ci sediamo noi, eccoli là seduti, accettano di vincere una partita rischiando tranquillamente un suicidio futuro, e così ci ritroviamo con questo governo. Ma cosa cambia? Ma nulla! Nulla! Saranno mesi in cui non si produrrà ancora nessun risultato sostanziale. Il paese si trascinerà vestendo una maschera un po', diciamo, migliore dal punto di vista della correttezza nei confronti delle istituzioni rispetto al celodurismo papetiano precedente. La realtà delle cose non cambia. Sì, lo spread è calato, ovvio, tra le componenti almeno questa, diciamo, questa dichiarazione di sodalizio con l'Europa paga sull'immediato, ma per quanto durerà? Visti i punti programmatici, ho visto quello che hanno comunque intenzione di fare. I punti del programma, quei 26, che poi sono... No, prima erano 20, poi sono diventati 26, 29, no? Sono il nulla più totale e rischiano ulteriormente di peggiorare le cose sul medio termine. La direzione è esattamente la stessa, con parole diverse, di quella del governo precedente. E tra i tanti assurdi punti, non ricordo se è il 13, parlare ancora di investimenti nel mezzogiorno per mascherare fondi assistenziali è una follia senza precedenti. Nascondere tra le righe la volontà di istituire di nuovo una cassa nel mezzogiorno, che magari chiameranno in un altro modo, è pazzesco. Non ammettere che la spesa pubblica a sud sia eccessiva e non muoversi, non adoperarsi, perché si possano effettuare i necessari tagli funzionali. È pazzesco. Il popolo continua a chiedere più soldi infischiandosi nel futuro dei propri figli. Li vuole subito, li pretende. E trovano i politici che ovviamente sono pronti a darlo, a darglieli per le solite logiche del voto di scambio. E allora mi chiedo da dove, cioè dov'è, cos'è quel patriottismo, dov'è quel patriottismo, quel famigerato patriottismo di cui tutti i mesi precedenti un po' si sono riempiti la bocca, il patriottismo, ma cos'è il patriottismo se non essere pronti a fare un sacrificio per il proprio paese quando la nazione ne ha davvero bisogno? Cioè, volete farmi credere che eravate pronti alla morte, ma non siete pronti a rinunciare quindi a quei privilegi che anno dopo anno vi hanno concesso per voto di scambio? Ma siete falsi? Mentite a voi stessi? Forestali, tassisti, l'Alitalia, i dipendenti pubblici stessi, che
In Sicilia sono 5 volte quelli della regione Lombardia, che ha il doppio degli abitanti. E il popolo vuole ancora più denaro. E glielo danno. E la prova è che ancora una volta parte un concorso per 800 forestali in Sicilia. Ho perso perfino il conto ormai di quanti siano in Sicilia i forestali. Adesso ne assumono altri 800. Quindi si parla di patriottismo. E intanto siete pronti ad accoltellare la schiena a questa nazione. Parlate di patriottismo e accoltellate alla schiena questa nazione. Parlate di orgoglio nazionale, ma siete pronti, anzi pretendete di mendicare denaro dagli altri paesi, incuranti della figura da pezzenti che continuiamo a fare in giro per il mondo, e parlate di orgoglio nazionale. E appoggiate politiche che ci indebiteranno ancora di più. Purtroppo, dopo 50 anni di politiche tese al voto di scambio, è ovvio che non ci interessa neanche più della figura da pezzenti che facciamo in giro per il mondo. È ovvio che dopo 50 anni di questo tipo di politiche abbiamo fatto sì che l'economia dipendesse dallo Stato per più del 70%, e non ci siamo accorti che accettando questo compromesso siamo diventati noi stessi schiavi dello Stato. Noi non siamo schiavi dell'Europa come molti credono, siamo schiavi di noi stessi, schiavi di questo Stato che giorno dopo giorno mira sempre di più a renderci incapaci di reagire. Siamo sempre più sudditi. Ve lo ricordate? Tocca ritornare a tirar fuori Giannino. Sudditi!